Un'alba di dolore e di sgomento, quella di venerdì per Nizza, la cittadina francese colpita nella notte tra giovedì e venerdì da un bestiale attentato terroristico ad opera di un autista algerino tunisino che con un tir ha praticamente fatto strage di 84 persone sul lungomare della cittadina francese che stava festeggiando il 14 luglio la presa della Bastiglia. Il bilancio al momento parla di 84 vittime, 48 persone in condizioni molto gravi, tra i quali 25 in rianimazione, e c'è ansia per molti italiani che risultano ancora irrintracciabili, una ragazza e due coppie. Intanto l'allerta è rimasta alta per tutta la giornata, tant'è che l'aeroporto di Nizza era stato evacuato per un borsone abbandonato e poi riaperto. Il presidente della Repubblica francese François Hollande ha visitato gli ospedali della cittadina francese ed ha messo in evidenza come tutto ciò non deve far fermare la spirale della lotta contro il terrorismo islamista. Le reazioni da tutto il mondo sono state unanimi nel condannare l'attentato. Intanto sono stati proclamati 3 giorni di lutto nazionale in tutta la Francia. Mimmo Siena, speciale news. Un camion si è scaraventato sul lungomare della cittadina francese. Un uomo di nazionalità franco-tunisina era a bordo di un tir che si è scaraventato sul lungomare della cittadina francese, lasciando sul selciato della strada 84 morti. Lo stesso tir ha sfrecciato di continuo sulla strada, travolgendo le persone. Tra l'altro, abbiamo saputo poi, con il passare delle ore, che parte delle vittime sono anche bambini. Ci sono moltissimi feriti in gravi condizioni, ci sono dei dispersi. Tra stanotte e questa mattina il presidente della Repubblica Francese François Hollande ha presieduto 2 vertici. Il tir di colore bianco su cui c'era questo autista franco-tunisino, che poi è stato ucciso dalle forze di sicurezza, si vede tutta la fiancata centrale del tir completamente travolta dai proiettili che sono stati sparati dalle forze di sicurezza. Ne abbiamo contati almeno una cinquantina i colpi, i fori si vedono molto chiaramente, e tra l'altro c'è anche da aggiungere che l'efferatezza della strage, che si presume, ma meglio togliere il presume, lo diciamo chiaramente senza timore di essere smentiti, è un attentato di marca jihadista. Si svolgeranno sabato mattina al Palasport di Andria i funerali delle 23 vittime del disastro ferroviario di martedì scorso sulla tratta Bari Nord, nella zona compresa tra Ruvo di Puglia e Corato. Ad officiare la messa sarà il vescovo della diocesi e Bate, Monsignore Luigi Mansi. Intanto il governo e la commissione bilancio hanno approvato all'unanimità la proposta per gli aiuti alle famiglie del disastro ferroviario. Giovedì il capo dello Stato Mattarella è stato a Bari, dove si è incontrato non soltanto con i familiari delle vittime e i sindaci delle zone colpite dal disastro, ma anche con i feriti. Intanto c'è una svolta importante per quanto riguarda gli indagati, non soltanto i 2 capistazioni di Andria e Corato, ma anche i vertici di Ferrotramviaria, la società che gestisce appunto quel tratto. Nell'ordine sono indagati il direttore generale Nitti, la presidente Pasquini ed il direttore di servizio Ronchi. Mimmo Siena, speciale news.